Buongiorno ragazzi, io mi chiamo Alberto, sono laureato in scienze motorie, sia laurea triennale che magistrale, e sono qui oggi con voi per parlarvi di un concetto molto importante che secondo me però è ancora purtroppo poco conosciuto. Oggi avremo una parola d'ordine che sarà resilienza. E partiremo facendo una piccola introduzione a una parola, di questa parola che sta prendendo sempre più piede negli ultimi anni e dopo questa infarinatura generale andremo ad analizzarla in modo un po' più specifico nello sport, nell'attività sportiva, quindi nel mondo sportivo. Se dovessimo prendere due definizioni da vocabolario, troveremo prima di tutto la definizione più che altro tecnica, ovvero nella quale la resilienza viene definita come l'attitudine di un qualsiasi corpo a riprendere il suo aspetto originale dopo aver subito una qualsiasi deformazione per una qualsiasi causa. Una seconda definizione invece più in ambito in chiave psicologico. La chiave psicologica, quindi la resilienza qui viene definita come quella capacità di far fronte, di riprendersi da determinati traumi o difficoltà per anche qui una qualsiasi causa. Possiamo sintetizzare queste entrambe le definizioni nell'ormai antico detto, modo di dire, mi piego ma non mi spezzo. In entrambe le definizioni si può notare quanto risulti importante l'adattarsi ed essere comunque flessibili. Noi analizzeremo questa parola come qualità, virtù, capacità attribuita e riferita alle persone, ovviamente alla loro vita, ma anche alla loro vita sportiva, quindi anche parlando di atleti. Questa qualità non è per tutti perché comunque richiede una grande forza interiore, una forza emotiva e soprattutto psicologica, ma in realtà tutti si possono avvicinare a questa tematica, che non deve sottolineare il passato che è stato buio per le persone, quindi dovuto da qualsiasi trauma fisico, psicologico o qualsiasi difficoltà, ma evidenziare quello che è la forza rimasta, la forza ulteriore per crescere e rinascere. Vi starete chiedendo, ma allora questa è tutta una cosa astratta. Invece è un concetto molto concreto e tangibile. L'esempio più lampante, nel mondo sportivo credo che ce l'abbiamo con Alex Zanardi. Mi auguro che tutti voi lo conosciate e chi meglio di lui può esprimere, e darci un esempio di quella che è una vera e propria persona resiliente, sia dal punto di vista della vita, ma che come lui ha avuto anche successi molto importanti a livello sportivo. La resilienza si può avere non soltanto con cause fisiche, come abbiamo detto, ma anche con disagi psicologici legati a problemi familiari, possono essere familiari, ma anche sociali, che si manifestano soprattutto con comportamenti devianti, anche illegali, uso di droghe, alcol, bullismo, fenomeno del bullismo, carenza di autostima, presenza di aggressività, abbandono scolastico, per mille tematiche. Questo termine abbiamo detto essere una rappresentazione di una rinascita personale a tutti gli effetti, e allo stesso tempo aiuta ad incrementare e rafforzare quella che è la propria identità. Ecco, un'altra parola molto importante di oggi, la nostra seconda parola chiave. L'identità e la scoperta di essa ci aiuta a capire chi siamo, quale sia il nostro posto nel mondo e anche dove vogliamo dirigerci, quindi quali sono i nostri obiettivi e tutte le nostre finalità. A volte è necessario proprio staccare la spina e ripartire da zero. Il vero nocciolo della questione sta proprio in questo, perché è rappresentato dal fatto che da qui parte il tutto, ovvero una persona, quando una persona che poi si scoprirà essere resiliente, parte dal fondo, dagli abissi, per poi piano piano risalire in superficie ed andare anche oltre, vuol dire che sta rappresentando al 100% se stessa e ha creato una vera e propria identità, una forte identità. La cosa difficile è mantenere comunque la strada intrapresa pur ricordandosi da dove si è partiti. La resilienza è un rimodellamento della propria persona e del proprio essere. Arriviamo così ad un'altra parola molto importante di oggi che è esperienza. Questa
una persona resiliente grazie a determinate esperienze o alcune persone che ha come esempio nella propria vita, riesce a crearsi un bagaglio di quelle che sono le conoscenze e competenze non indifferenti. A mio parere, entrambe queste capacità non si possono insegnare direttamente come a scuola si fa con la matematica, ma tutti possono apprenderle. In parole povere, nessuno troverà il piatto pronto, ma a tutti verranno dati gli ingredienti e la ricetta per farlo. In questa vera e propria scuola di vita, che è tutto il mondo dell'educazione, ognuno avrà i propri tempi e le proprie esigenze. Qualcuno apprenderà subito, qualcuno ci metterà un po' ad apprendere, qualcuno invece non apprenderà mai. Nel mondo dell'educazione, appena citato, fa parte ovviamente anche l'ultima nostra parola d'ordine del giorno, che è sport. Anche nello sport ci sono figure educative che ci mostrano la strada da intraprendere per far valere noi stessi. Infatti l'attività sportiva viene considerata una vera e propria agenzia educativa. Cosa c'entra tutto questo con la resilienza? Beh, pensate anche semplicemente ad una vostra giornata tipo. Molti di voi sicuramente faranno sport, ci si sveglia, si va a scuola, si studia e poi c'è lo sport, proprio come se fosse un'occasione per staccare, per svagarsi, per rinascere. Ed ecco quindi che tornano quelli gli stessi concetti che abbiamo esposto prima, anche nella nostra appunto quotidianità e vita quotidiana. Soprattutto dopo giornate no, è bello staccare e svagarsi con attività sportiva, anche perché bisogna farsi una propria forza personale. Lo sport quindi educa e forma la propria personalità e identità grazie anche a figure di riferimento come allenatori, la famiglia direttamente, anche compagni, la figura del leader appunto, ma soprattutto anche gli avversari e questa quindi area di competizione. Pietra miliare del binomio resilienza e sport sono tutte quelle attività inclusive, ovvero delle attività di gioco, di esercizio, di movimento, dove ognuno valorizza le proprie potenzialità e le proprie potenzialità residue. C'è chi riesce a dare 20 da 20, chi riesce a dare 50 da 50, chi può dare tutto da tutto. Ad ognuno viene permesso appunto di dare il massimo. Coloro che si avvicinano a uno sport inclusivo ovviamente devono avere già trovato un certo equilibrio dal punto di vista nella propria vita e sotto l'aspetto sociale, fisico e psichico risultano, avere già dimostrato molta maturità e resilienza. Grazie a questa forza possono ottenere ulteriori soddisfazioni anche dal punto di vista del lato dell'attività svolta, quindi nel mondo sportivo. Misurarsi con se stessi per questi atleti è molto importante perché ognuno si pone i propri obiettivi e cerca di raggiungerli e di andare sempre oltre. Anche il sentirsi accettati nel mondo sportivo dai compagni, quindi da quella che è la squadra, dal gruppo che si forma, può contribuire a tutti quelli che sono gli aspetti di creazione di identità e di riformulazione di personalità. Lavorando con il corpo si può favorire l'espressione delle emozioni, provare gioie, anche delusioni, e ciò aiuta ad affrontare meglio le difficoltà, accrescendo anche fiducia in se stessi e la capacità di superare pressioni sia interne che esterne, diventando quindi sempre più autonomi. Come sosteneva il precursore dello sport per disabili, Gutmann, l'attività sportiva si può articolare in tre livelli. La prima è lo sport come fattore curativo, quindi un vero e proprio mezzo terapeutico. Secondo livello, lo sport visto come valore ricreativo e psicologico, quindi anche di svago. Terzo livello, invece, è lo sport appunto visto come integrazione sociale, parlando soprattutto di sport inclusivi. Il piccolo grande mondo dello sport va quindi a pari passo con la vita quotidiana, in tutte quelle che sono le relazioni,
all'interno e all'esterno dello sport, poi gli obiettivi personali di squadra, quindi individuali e di gruppo, i tempi sia di apprendimento che di gestione delle proprie emozioni e anche capacità nella vita sportiva, nell'ambito sportivo, e tutto va a braccetto, sport e vita quotidiana. Spero di avervi fatto un po' di chiarezza sull'argomento. Siate persone resilienti nella vita, modellate anima e corpo anche facendo sport, quindi attraverso lo sport. E non mi resta che salutarvi. Vi auguro un grandissimo in bocca al lupo a tutti quanti. Ciao!